Oh, ciao a tutti, sono il vostro The Journeyman e questo sarà un video, diciamo, tre, con uno scopo triplice, ovvero un test di qualità per il mio appena arrivato Easy Cap, direttamente da Hong Kong, diciamo, l'avvio di una nuova rubrica di commentary del sottoscritto e di chiunque si volesse aggiungere, e terzo, un nuovo video di Moore. Quindi, questo qui è un video di Black Ops, come potete vedere, su Cattura la bandiera, che è una delle mie modalità preferite. La partita dura sugli 8 minuti e diciamo ho voluto condividerla perché comunque mi è sembrata una buona partita, anche se non comunque con risultati proprio stratosferici, ma comunque mi pare fosse un 20 kill, 2 morti, una cosa del genere, e il tutto mantenendo un'attiva attività da diciamo rapitore di bandiere. Quindi volevo precisare che questo video è stato sottoposto a una massiccia compressione, quindi la qualità ne risentirà parecchio. Dovrei portarlo da circa 500 e passa mega a una sessantina di mega, però ho già visto che i risultati della visuale, insomma, non è che sono così malvagi. E niente, sto Easy Cap è un aggeggino da 10, sui 20 dollari, così, quindi sui 10-15 euro, che permette di registrare, se si riesce a smanettare bene e soprattutto se non si comprime i file, diciamo, dà la qualità di un PVR, quindi di una scheda di acquisizione professionale. È molto conveniente, l'unico problema è che in Italia il modello giusto non si trova e quindi bisogna farselo spedire o dall'Australia o da Hong Kong, che sono, diciamo, quelli che ancora hanno i rimasugli di questo prodotto, perché Easy Cap sì, c'è anche in Italia, però è il modello che non supporta il PAL 60, quindi diciamo molti giochi non potrete registrarli perché non supportano il PAL 50. Questo qui è il DC60+, il modello DC60+, che appunto in Italia pare che non si trovi né su eBay né su qualsiasi sito di acquisti tipo. Non vorrei fare pubblicità, però insomma, la maggior parte dei siti di acquisti su cui, cioè tutti i siti di acquisti su cui ho controllato non ce l'avevano, quindi potete anche smettere di cercare. Allora, dunque, questa partita, diciamo, in questa partita ho scelto di assumere un ruolo non tanto da rusher, ma quanto un ruolo diciamo. Ho avuto un atteggiamento difensivo che comunque sì, andavo in giro per la mappa, ma quando necessario cercavo di aggirare i nemici agli angoli, insomma. Per esempio qui vediamo un tizio assai intelligente e diciamo una volta seccato poi faccio il giro per vedere come sta la nostra bandiera e quindi diciamo non mi sono buttato nella mischia per fare quante più kill possibili. Infatti, seppur primo della lista in questa partita, le heal erano piuttosto limitate, cioè erano 20, mi pare. Quindi, insomma. Allora, ho notato che, veramente tutti l'hanno notato, che in questa modalità vi sono più persone che cercano di snaturare la modalità giocando una sottospecie di deathmatch, che persone che realmente vogliono giocare. Per esempio, la maggior parte delle persone hanno zero catture a fine partita, ma non perché non sono riusciti, ma perché non ne avevano assolutamente intenzione, in quanto comunque qui si è avvantaggiati se si è questo tipo di persone, in quanto la maggior parte delle persone diciamo la maggior parte, un buon numero di persone si trova nella cattura delle bandiere, così come a dominio per la cattura delle basi o cerca e distruggi per la ricerca degli obiettivi da distruggere. Quindi c'è questo vantaggio perché stanno tutti lì fermi a tentare solo di catturare le bandiere e quindi uno camperando un po' può approfittare. Ed è una cosa che sinceramente non mi va un granché giù perché comunque, voglio dire, se uno vuole giocare a Team Deathmatch, gioca a Team Deathmatch, anche se credo che probabilmente cerca questi escamotage perché a Team Deathmatch non ci sa giocare. Comunque, vabbè, sono solo opinioni del sottoscritto. Diciamo, questa partita sta proseguendo abbastanza bene. Come vedete, sto usando un FAMAS con silenziatore, che è, diciamo, attualmente la mia arma preferita.
i perk dovrebbero essere anti-schegge, gioco di prestigio pro e maratona. Maratona e anti-schegge non sono pro perché ho appena prestigiato e quindi diciamo che non ho ancora avuto il tempo di sbattermi con le sfide, sinceramente non ne ho neanche voglia, tanto comunque le opzioni che mi servono di questi perk sono già sbloccati nella, diciamo, nella normale modalità del perk senza pro. Come ricompensa uccisioni uso UAV contro UAV e supporto aereo, le prime due di supporto e l'ultima di assalto, perché comunque un po' di kill ci stanno sempre bene. UAV contro UAV, molti di voi direbbero: ma perché usare diciamo, questi perk? Queste ricompense uccisioni, vedete finito il primo round, perché usare queste ricompense uccisioni mi direte quando si può usare le RCXD o quegli approvvigionamenti che statisticamente potrebbero, diciamo, guadagnarvi kill piuttosto che un figa di puntino rosso sul radar. Io vi dico che comunque secondo me sono due delle ricompense più importanti, perché comunque UAV diciamo, vi rende immuni dai cosiddetti attacchi a sorpresa nella maggior parte dei casi. Quindi, se il vostro obiettivo è, per esempio, mirare a una serie di uccisioni altissima, come non so, i cani oppure il supporto aereo o anche l'elicottero, quello, insomma, l'ultimo elicottero sbloccabile, senza dubbio vi serviranno, cioè saranno indispensabili, perché ovviamente in Black Ops non vi è, come in Modern Warfare 2, la possibilità di aumentare il proprio numero di kill segnate come serie di uccisioni attraverso le serie di uccisioni, e quindi insomma vi tocca. Il controllo B sembra una cagata, per certi versi potrebbe anche esserlo, più che altro quando lo si trova negli approvvigionamenti, che insomma, se io ho preso approvvigionamenti evidentemente non voglio il controllo B, ma comunque credo sia un perk molto sottovalutato, un perk, scusate, una serie di uccisioni molto sottovalutata, davvero utile, perché fidatevi, disturbare il radar altrui è qualcosa che diciamo, vi mette in un vantaggio veramente, veramente non indifferente. Dunque, la partita sta giungendo al termine. Questo qui è stato, diciamo, il primo test, la prima partita in cui ho dovuto testare non solo la mia componentistica, ma anche questa nuova rubrica. Nelle prossime ci saranno sicuramente più argomenti. Grazie per averci seguito. Iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace e ciao a tutti. Ciao.